Ok, ci siamo. Buon caffè a tutti quanti, buongiorno, ben ritrovati. Dunque, niente, mi sembra che nell'ultimo video abbiamo parlato un po' di questa storia dei trittici. Questo trittico del Rocciamelone è un mio segno di appartenenza, diciamo così. È una delle cose più importanti del mio impegno artistico, perché da quando ho avuto l'idea di fare il primo e quando ho fatto l'ultimo, penso che potremmo raccontare che io penso di averne fatti, non ho mai tenuto conto perché ancora grazie che io riuscivo a fare i pezzi. Quindi non ho mai avuto. Ci sono alcuni artisti che riescono magari ad avere il loro catalogo, con tutte le opere fatte, con le misure, le tecniche, i costi, dove sono stati venduti e tutte queste belle cose. Io, se avessi dovuto anche organizzarmi in quel senso, penso che non sarei riuscito a fare. Sarei riuscito a fare se non la metà di tutto quello che ho fatto nella mia vita, quindi queste cose non vado a stima, ma a stima io posso dire tranquillamente che i trittici del Rocciamelone, quelli in argento, quelli di quelle dimensioni, della dimensione standard che avevo poi trovato, che mi sembrava quella giusta, perché era una dimensione che poteva stare benissimo su un bel mobile, in una stanza o in qualsiasi posto, diciamo. Penso di averne fatti sicuramente più di 50, assolutamente. Ne avrò fatti una settantina almeno. Perché poi a un certo punto la voce poi si è sparsa di questo trittico, poi basta che lo presenti facendo una mostra. Lo presenti ed ecco che si sparge. Poi ne aveva parlato il bollettino diocesano e tutte queste cose, quindi è un oggetto che oltre a essere bellissimo dal punto di vista artistico, perché è davvero molto 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 bello. Però è anche importante dal punto di vista della storia, perché è un oggetto che lega fortemente la città di Susa alla città di Asti. Difatti a Susa c'è ancora, proprio nel centro del cuore antico di Susa, c'è ancora la casa che Bonifacio Lotario utilizzava d'estate quando andava a passare qualche giorno in montagna, in ferie, nella sua casa di Susa. E quindi c'è anche la targa, eccetera. Quindi, come dico, è un oggetto che aveva anche un lato storico importante, per cui magari molta gente che è meno sensibile alla bellezza di un oggetto, alla bellezza artistica di un oggetto, eccetera, ma magari lo comprava lo stesso perché era parte della storia di Susa. E quindi quando ho cominciato a venderne nel paese, nella città di Susa, solo a Susa io ne avrò venduti almeno una ventina, anche di più, perché bastava che qualcuno l'aveva preso e poi me lo veniva a chiedere, eccetera. E il suo prezzo è rimasto invariato, sempre 500.000 lire. Tenete presente che di quelle 500.000 lire, pagate le tasse, pagate i materiali, pagate tutto quello che dovevo pagare, il mio guadagno puro
si aggirava attorno alle 200.000 lire, quindi non è che io lavoravo proprio. Una volta il commercialista, verso la fine, quando stavo quasi per andare in pensione, quando mi sono tolto la partita IVA, eccetera, lui mi aveva detto che Mesini, quando lei fa un lavoro ci sono tutti i costi, vanno menzionati, vanno messi vanno catalogati uno sopra l'altro, eccetera. Però poi alla fine l'ultimo costo che lei deve mettere è quante ore ha impiegato a fare un determinato oggetto e dare un valore alla sua ora di lavoro. E prendendo come falsariga, che ne so io, un idraulico che prende 25.000 lire all'ora nel suo lavoro, io penso che il suo lavoro dovrebbe essere anche più importante del lavoro di un idraulico. Ad ogni modo, teniamo pure come base 25.000 lire all'ora. Lei pensa di guadagnare quando fa un trittico, io adesso parlo del trittico perché è un oggetto che lei ne ha fatti molti e quindi in un certo senso può dare anche un tempo di esecuzione, no? Quindi lei pensa di guadagnare 25.000 lire all'ora quando fa questi trittici. 25.000 lire all'ora vorrebbe dire che lei, grosso modo, i soldi che le rimangono, tolte tutte le spese, sono 200.000 lire, 50, 100, vuol dire che lei in 5 ore dovrebbe fare un trittico. Riesce in 5 ore lei a fare un trittico? Era ovvio che non potevo riuscire in 5 ore a fare un trittico. Io in 5 ore, non dico, adesso non voglio esagerare, dire che riuscivo a prepararmi e iniziare il lavoro, ma abbastanza, perché solo per pulire le lastre, quando io ho la lastra vergine e devo prepararla deve essere pronta per essere lavorata, e mi ci andavano parecchi quarto d'ora uno dopo l'altro, perché devi sgrassarla, e poi dopo, come ultimo, devi satinarla. Perché non si lavora su una lastra a specchio, una lastra lucida, si lavora su una lastra satinata, e quindi la satinatura io la facevo a mano, usando delle polveri abrasive, e quindi solo la preparazione, figurati quante ore mi portava via. Era ovvio che io non riuscivo a guadagnare 25.000 lire l'ora, per la carità. Ad ogni modo è stata lo stesso una bellissima avventura quella dei trittici, perché ogni volta che dovevo iniziarne uno, per me era una gioia immensa, perché e in ogni caso poi c'è anche quell'aspetto che, pur essendo praticamente tutti uguali, erano tutti completamente diversi uno dall'altro, perché il viso della Madonna in un trittico mi veniva in un modo, in un altro trittico mi veniva in un altro modo. Persino il panneggio, non era il panneggio del vestito della Madonna che è seduta in trono, non era sempre uguale, perché è logico, quando tu fai, come è un pochino come il problema dei calici che io facevo per Fraschini, erano fatti in serie, e ogni tipo di calice aveva un suo numero di catalogo, e quindi quel numero di catalogo corrispondeva ad un calice che ne so, con una teoria di pesci, con una teoria di acqua e di mare, eccetera. Ma però poi, se noi prendevamo 4 o 5 di questi
di questi calici, li mettevamo uno vicino all'altro e si vedeva che non erano fatti a macchina, si vedeva che erano fatti a mano. E difatti sul catalogo Fraschini scriveva sempre molto, molto in modo molto preciso, scriveva lavorato e inciso a mano, quindi inciso a mano, inciso a mano vorrà dire ben qualcosa. E adesso volevo magari raccontare questo piccolo episodio che è anche abbastanza importante perché 2 anni dopo, in teoria 2 anni dopo, nel 91 sono andato al Coinè e il Coinè a fine manifestazione ha dato l'appuntamento per il biennio per i 2 anni dopo, quindi 81, 91, nel 93 doveva esserci di nuovo il Coinè a Vicenza. E io in un primo momento avevo pensato quasi di andare, poi a pensarci bene dico, ma che cavolo ci vado a fare io di nuovo? Ormai è andato tutto benissimo, questa volta avrei avuto anche la possibilità di avere un'ospitalità da padre Pasquale, perché figurati, sarebbe stato la persona più felice sarebbe stato padre Pasquale a avermi di nuovo lì. Ma io dico cosa ci vado a fare? Non posso certo sperare. Avevo già avuto, quando ho cominciato a lavorare per Fraschini, mi erano già arrivate due o tre richieste da Madrid, una e non mi ricordo più, dall'America, se era la Florida o dove cavolo era. In ogni modo, mi erano già arrivate altre due o tre offerte di lavoro, no? Ma io, logicamente, siccome lavoro per una di queste ditte che fanno oggetti di culto, non vado a lavorare anche per un'altra ditta, perché sarebbe poco onesto, secondo me. E quindi niente, io ho deciso di non andare. Io ho deciso di non andare, però vedi com'è il mondo. Mi arriva una telefonata, il Coinè era appena cominciato da un giorno, mi arriva una telefonata dal signor Fraschini: Mesini, lei sarebbe in grado di prepararmi una croce vescovile? Ha presente le croci da vescovo, quelle che si mettono? Avrei bisogno di una croce del genere perché c'è un cardinale che voleva vederne, eccetera. Mi ha chiesto, io no, io in catalogo non ce l'ho proprio, non le tratto quelle cose lì. E quindi se lei potesse farmene una e portarmela, mi farebbe un grande favore. E allora a quel punto lì io gli dico a Aurelia, cosa dici? Facciamo una gita a Padova. Cioè a Padova, sì, gli ho detto facciamo una gita a Padova. Padova, il Coinè non era Padova, era Vicenza. Vicenza si trova non so quanti chilometri, saranno 70-80 chilometri prima di Padova. Però io sapevo che a Padova c'era la zia di Aurelia, che sarebbe la sorella del papà di Aurelia, no? Quindi la famosa zia Peppina, che Aurelia non aveva mai conosciuto, perché nella logica delle cose, quando noi ci siamo sposati, sarebbe stato bello fare così, anche fare un viaggio della memoria, no? È ora di staccare. Sì, aspetta, facciamo dei video da 15 minuti. Spengo un attimo.